Mi sono sentito a casa così. Papa Francesco nell'Angelus ha voluto ringraziare Milano dopo la straordinaria visita di ieri. Una folla da rockstar lo ha accolto dalle periferie di Via Salomone al carcere di San Vittore. Almeno 1 milione di persone hanno assistito alla messa celebrata nel Parco di Monza. Un'accoglienza paragonabile solo alle folle oceaniche che il Papa ha catalizzato nei viaggi in Brasile e nelle Filippine. Per l'Europa si apre una nuova fase dopo le celebrazioni per i primi 60 anni dell'Unione e la firma della Dichiarazione di Roma. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha già chiesto al suo staff di preparare 5 proposte ufficiali, dalla difesa al welfare, per far ripartire l'Europa, documenti da portare dopo le elezioni tedesche di settembre al tavolo del Consiglio europeo. Khalid Massoud, il killer dell'attacco a Londra, ha agito da solo e non aveva legami con i network del terrorismo, né è sempre più convinta Scotland Yard, l'intelligence britannica, esclude la possibilità di nuovi attacchi nel breve periodo. Ieri sera momenti di panico nel quartiere di Islington, quando un'auto a bordo 2 uomini armati di coltello è salita su un marciapiede e ferito 3 persone, esclusa però la matrice terroristica. La lotta per cancellare la riforma sanitaria voluta da Obama non si fermerà, lo assicura il vicepresidente degli Stati Uniti Pence dopo il flop del tentativo di annullamento alla Camera sul fronte militare. Invece l'amministrazione americana ammette la propria responsabilità nel bombardamento aereo di Mosul del 17 marzo scorso, in cui sono morte oltre 100 persone, di cui molti civili. Sapevo della posizione di forza di Matteo Renzi, che in questi anni ha gestito il partito, ma mi sono candidato perché se non si cambia il PD renziano rischia di andare a sbattere contro un muro. Così Andrea Orlando, candidato alla segreteria del PD, siamo l'alternativa per coloro che hanno pensato di strappare la tessera, gli fa eco l'altro sfidante, Michele Emiliano. Incidente mortale questa mattina sull'autostrada 10 nel tratto tra Albisola e Celle Ligure. Per ragioni ancora da chiarire, l'autista di un tir ha perso il controllo del mezzo finendo su un cantiere dove stavano lavorando alcuni operai. 2 di loro sono morti, 5 persone ricoverate in ospedale. Ne parleremo in TG Cronache. Comincia bene la Ferrari, il mondiale di Formula 1, nel primo Gran Premio in Australia, successo di Sebastian Vettel davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas e all'altra Ferrari di Raikkonen, team in festa per una vittoria che mancava dal Gran Premio di Singapore nel 2015. Questo risultato è per tutti noi e per i ragazzi a Maranello, le parole del pilota tedesco nel giro d'onore, 12° al debutto l'italiano Giovinazzi. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale e subito buona domenica. Cominciamo con il Pontefice, perché all'indomani del suo straordinario viaggio a Milano e del bagno di folla a Monza, dove oltre 1 milione di persone hanno voluto assistere alla celebrazione della messa, Bergoglio oggi è tornato a Roma, in Vaticano, ha celebrato l'Angelus, volendo innanzitutto ringraziare per la calorosa accoglienza. Vi ringrazio tanto, cari milanesi, e vi dirò una cosa, ho constatato che è vero quello che si dice: a Milan si riceve il col cuore in man. Grazie. L'Angelus in piazza San Pietro, ma in questa quarta domenica di Quaresima è stato difficile anche per Papa Francesco dimenticare quanto è successo ieri a Milano, nelle 11 ore di visita pastorale che la città ha vissuto come un dono di pace, riflessione e serenità offerto a tutti, credenti e non. Hanno risposto in tanti, 1,5 milioni stimava ieri la curia milanese, 1 milione sommando tutti gli incontri, corregge oggi il Vaticano, sempre molto prudente nei numeri, e diventa forse quasi un dettaglio, perché quello che è contato ieri è stato l'impatto su Milano, città concreta, forte di un'immagine laica e pragmatica, che ha seguito con gratitudine e affetto quel tragitto di Bergoglio che ha trasferito sulla mappa cittadina i punti centrali del suo pontificato. Nessuna foto ufficiale con i politici e le celebrità, dall'aeroporto subito nella periferia disagiata e poi nel centro di Milano, nella piazza simbolo della sua storia, il primo impatto con la folla che lo aspettava da ore, attesa, forte.
porte anche a San Vittore, al carcere, la sosta più lunga, l'incontro con chi lì lavora e vive, la parola di speranza rivolta uno ad uno, del pranzo con loro, la cotoletta divisa con un detenuto e due bagni di folla, al parco di Monza per la messa e allo stadio con l'incontro con i bambini, i ragazzi, le famiglie, l'appello ai ragazzini contro gli atti di bullismo. Erano state riservate all'omelia le parole più politiche, quelle dell'invito al non aver dubbi sull'accoglienza, sulla ricchezza di vivere in un mondo multietnico. Milano, la città che negli anni ha accolto e smistato decine di migliaia di migranti, vivendo su questo tema divisioni anche profonde. Milanesi sì, ambrosiani certo, ma parte del grande popolo di Dio, che non ha paura di abbracciare i confini, le frontiere. È un popolo che non ha paura di dare accoglienza a chi ne ha bisogno, perché sa che lì è presente il suo Signore. Ha ringraziato tutti oggi Papa Francesco e chi non ha voluto partecipare nemmeno idealmente alla festa, come il segretario della Lega, il milanese Matteo Salvini, ieri in visita polemica a Lampedusa contro le politiche definite buoniste dell'Unione Europea, oggi cerca di recuperare, ecco la nota dettata alle agenzie, il desiderio di incontrare il Santo Padre dopo la giornata di ieri a Milano definita bellissima. E a Roma oggi si tira anche un sospiro di sollievo per il buon esito, perché tutto è andato bene nel corso di queste celebrazioni per i trattati europei che hanno portato a Roma 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, oltre a numerose delegazioni appunto arrivate un po' da tutta Europa. Non ci sono stati problemi di nessun genere, anche ai cortei che peraltro sono stati poco partecipati, non ci sono stati quei temuti scontri, non si sono visti i temuti black bloc, gli infiltrati. Allora facciamo il punto su questa giornata di ieri, a partire da quella dichiarazione di Roma che è stata firmata per ridare slancio, per ridare linfa vitale a un progetto europeo che si può dire è un po' in crisi, ma di cui ha detto il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker: dobbiamo comunque andare fieri. L'Europa ha brindato ai primi 60 anni immaginando e programmando il futuro. Dobbiamo festeggiare il primo secolo di Unione è stata una delle frasi chiave della giornata che ha riunito in Campidoglio i leader dei 27 e i rappresentanti delle istituzioni europee. Un futuro che qualcuno sta già disegnando nelle stanze di Bruxelles. Il presidente della Commissione Juncker ha chiesto di preparare una serie di documenti ufficiali, 5 per l'esattezza, da portare al Consiglio europeo dopo le elezioni tedesche. In autunno quindi i leader europei, si vedrà poi se a rappresentare la Germania ci sarà Angela Merkel o lo sfidante socialdemocratico Martin Schulz, secondo il piano Juncker avranno sulle scrivanie documenti che potrebbero essere le basi per la nuova Europa. Difesa comune, welfare europeo e diritti sociali, il bilancio del 2020 con relativi pesanti strascichi sui conti per l'uscita del Regno Unito, il completamento dell'unione monetaria e bancaria, la posizione dell'unione nel mercato globale tra il neoprotezionismo trumpiano e la Cina, nuova paladina della globalizzazione che invade e rafforza posizioni. Una sfida impegnativa che avrebbe bisogno anche di quella nuova costituente di cui ha parlato ieri il presidente Mattarella e che segna il nuovo inizio dell'Unione post-Brexit. O siamo uniti o non siamo, ha detto ieri Tusk, presidente del Consiglio europeo, uomo che la sua stessa Polonia non avrebbe voluto rieleggere. Mentre questa mattina parla di futuro anche l'ex premier Renzi. Bravissimi tutti, ora la sfida si sposta sull'Europa dei nostri figli. Innovazione, ricerca, ambiente, infrastrutture, sicurezza, altro che spread e austerità, ha scritto su Facebook. I 60 anni appaiono a qualcuno non molto ben portati. L'Unione così com'è mostra più di un acciacco, soprattutto nei diversi approcci a questioni epocali come quella dei migranti. Per questo ieri nelle belle sale del Campidoglio nessuno sfuggiva che si deve cambiare per resistere alle spinte del populismo, dei nazionalismi e di parte di quei paesi membri che dall'Europa si mostrano sempre più disincantati. La procedura per la Brexit non è ancora iniziata. Ci vorrà tempo, avrà strascichi anche all'interno del Regno Unito. Con le posizioni di Scozia e Irlanda del Nord contrarie all'uscita, ma ieri a Londra una folla notevole scesa in piazza con le bandiere blu. Erano i tanti contrari al divorzio, coloro che ancora credono nel progetto europeo e continuano a sperare che una separazione amichevole e non la hard Brexit di cui ha parlato Theresa May sia ancora possibile.
Un'Europa che scricchiola, ma dove molti paesi invece vorrebbero entrare, la mancata integrazione in Europa della Turchia è sempre motivo di scontro per Recep Erdogan, il presidente turco che di recente ha accusato appunto Bruxelles di usare questo percorso di integrazione come un'arma di ricatto, prendendosela in particolare con la Germania. Infatti vediamo nelle immagini il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che oggi in una intervista ad un quotidiano tedesco ha risposto ad Erdogan, ha detto che la sua retorica lo lascia attonito. Questa è la retorica di Erdogan che dice di aver Schäuble dice che Erdogan ha danneggiato con i suoi comportamenti l'integrazione dei suoi tantissimi concittadini che vivono stabilmente in Germania e a cui adesso chiede di votare a favore del presidenzialismo con dei comizi che spesso sono stati per motivi di ordine pubblico vietati in Europa. Il referendum, che se avesse l'esito sperato da Erdogan, gli conferirebbe quei pochi poteri che ancora gli mancano per governare il paese con il pugno di ferro senza ostacoli, un referendum previsto per il prossimo 16 aprile. Invece dall'Europa si è sfilata la Gran Bretagna, che la prossima settimana, per essere precisi, mercoledì prossimo, avvierà le sofferte e lunghe procedure per dare l'addio. Dunque questo sarà il compito della May, che dovrà vedersela con Bruxelles, ma Londra è ancora fortemente scossa dagli attacchi a Westminster dei giorni scorsi. Scotland Yard sta indagando molto da vicino sulla vita di quello che è l'attentatore, che è stato poi a sua volta ucciso dalla polizia. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, si tratterebbe di un cosiddetto cane sciolto, una persona che ha agito da solo, senza l'aiuto di nessuno. Infatti gli arrestati sono stati presto rilasciati, e questo nonostante l'ISIS abbia rivendicato l'attacco, ma anche questo sappiamo fa parte della strategia del terrore. Lupo solitario o cane sciolto che sia, Scotland Yard è giunta alla conclusione che l'attentatore di Westminster, Khalid Massoud, abbia agito da solo nel suo proposito criminale di investire a caso passanti, a coltellare un poliziotto di guardia al Parlamento, prima di trovare lui stesso la morte per mano di un agente che gli ha sparato. Certo, il cosiddetto Stato Islamico l'ha riconosciuto come un suo soldato, ma gli inquirenti britannici ci vanno coi piedi di piombo. Dicono che probabilmente non sapremo mai che cosa abbia motivato quel gesto. Un alto funzionario di Scotland Yard ha comunque confermato la determinazione di capire chi possa avere indottrinato questo 52enne padre di famiglia con una figlia di 24 anni, convertita anch'essa all'Islam, velata, ed un'altra invece 18enne che stamani compare su molti quotidiani britannici. Mi sono rifiutata ai diktat di mio padre, dichiara ai cronisti, perché voglio continuare a vivere all'occidentale. Vedremo quale ruolo possono aver avuto nell'indottrinamento le quattro persone ancora agli arresti, dopo che altri sei sospetti, tra i primi fermati, sono stati invece rilasciati. Due degli arrestati, tuttora detenuti, di 58 e 27 anni, sono originari di Birmingham, la città in cui risiedeva Massoud. Gli altri due sono un uomo di 35 anni e una donna di 32, residenti nell'area di Manchester. Tutti sono sospettati dalla polizia, come riporta la BBC, di complicità nella pianificazione di atti di terrorismo, ma il legame con Massoud non è chiaro. L'intelligence britannica rassicura: non abbiamo evidenze che siano in preparazione altri attacchi terroristici, ma la capitale britannica ha i nervi a fior di pelle. Ieri sera per alcune ore si è temuto il peggio quando nel quartiere di Islington un'auto con a bordo due uomini armati di coltello è salita su un marciapiede e ha ferito tre persone davanti ad un pub. Non si è trattato però di terrorismo, ha fatto sapere la polizia londinese, che ha subito arrestato i due che hanno tentato di scappare. Il Ministero dell'Interno ha disposto l'espulsione di un cittadino marocchino di 44 anni sospettato di avere rapporti con ambienti vicini all'estremismo islamico. Residente a Santhià, in provincia di Vicenza, sposato con una italiana convertita all'Islam, l'uomo è stato imbarcato su un volo diretto in Marocco. Sale così a 158 il numero delle persone espulse per motivi legati alla sicurezza dello Stato.
Adesso andiamo negli Stati Uniti d'America, perché all'indomani della bocciatura, ancora prima di essere votata, della riforma di Donald Trump che voleva così archiviare per sempre quella di Barack Obama, l'Obamacare, Donald Trump e il suo vicepresidente non mollano. Da questa vicenda ho imparato molto. Donald Trump prova a fare tesoro della cocente sconfitta della sua prima riforma, quella più importante, quella promessa ad ogni tappa del lungo tour elettorale, cancellare e sostituire il sistema sanitario di Barack Obama. Il presidente, secondo la stampa americana, fa ancora fatica a capire i bizantinismi della politica di quella Washington che ha sempre definito una palude da bonificare. I suoi sostenitori, che lo hanno eletto ritenendolo un deal maker, l'imprenditore capace di chiudere accordi e raggiungere risultati, ora si chiedono se sia in grado di governare. Adesso ci concentreremo sul taglio alle tasse, ha detto ieri Trump. Buona fortuna, l'argomento è persino più vasto e sicuramente non meno divisivo. Nel frattempo la Casa Bianca ha cominciato il cosiddetto finger pointing, il tentativo di individuare i colpevoli da fare grigliare da stampa ed elettori scioccati, perché era stato spiegato loro che l'Obamacare sarebbe stato cancellato dal primo giorno di presidenza. Ci siamo andati vicino, ha rincarato Trump. Il margine era minimo, ma i democratici non ci hanno dato i loro voti e anche a noi ne mancava qualcuno. Adesso, ha twittato il presidente, lasceremo che il sistema esploda e succederà. In realtà, più che un sistema in esplosione, quello di Obama si sta invece bilanciando e con il passare degli anni le polizze stanno raggiungendo prezzi di mercato e permettendo al contempo a un numero mai visto prima di americani di avere la copertura necessaria per assicurarsi il diritto alla salute. A far fallire la riforma di Trump, infatti, non sono stati solo gli ultra conservatori, il cosiddetto Freedom Caucus, che voleva consentire agli assicuratori di avere mano libera nel negare per motivi economici persino i servizi di base alle categorie più bisognose, ma un drappello di moderati repubblicani eletti nei distretti progressisti vinti da Hillary Clinton e dunque a rischio di perderli in qualsiasi momento. 10 deputati preoccupati dai numeri emersi dall'ufficio budget della Camera, secondo il quale in pochi anni la riforma di Trump avrebbe lasciato senza copertura 24 milioni di famiglie. Amministrazione Trump che ammette la responsabilità dei bombardamenti in Iraq su Mosul che il 17 marzo scorso hanno provocato la morte, si dice, di almeno 150 civili. Questi bombardamenti, dice anche un comunicato della coalizione internazionale, sono stati chiesti per stanare alcuni militanti dell'ISIS dallo stesso governo iracheno, ma evidentemente a farne le spese sono stati soprattutto, e come al solito si può dire, la popolazione civile. Gli Stati Uniti ammettono di essere responsabili del bombardamento aereo su Mosul Ovest del 17 marzo scorso, durante il quale sarebbero rimaste uccise oltre 100 persone, in gran parte civili. Il comando militare statunitense ha aperto un'inchiesta, mentre un comunicato della coalizione che combatte l'ISIS precisa che il raid è avvenuto su richiesta delle forze irachene contro postazioni dei miliziani del califfato, in particolare uno nascosto in un grande edificio dove viveva ancora molta gente. Se davvero tutte le vittime fossero civili, si tratterebbe del più sanguinoso episodio dall'inizio dei bombardamenti anti-ISIS in Iraq e Siria nel 2014, ma anche negli ultimi giorni in altre operazioni della coalizione ci sarebbero stati altri danni collaterali, come vengono chiamati in gergo militare, altri civili uccisi, cioè nel tentativo di stanare i miliziani jihadisti che difendono la città. Nelle scorse settimane l'Osservatorio iracheno per i diritti umani aveva parlato di almeno 299 abitanti uccisi dalle bombe della coalizione a Mosul Ovest dal mese di febbraio, da quando cioè è partita l'offensiva di Baghdad. La città è l'ultima roccaforte in Iraq degli uomini in nero. La zona orientale è già stata riconquistata dall'esercito governativo, mentre in quella ad ovest del fiume Tigri sono in corso combattimenti casa per casa. Si tratta dell'area più densamente popolata, che comprende tra l'altro l'antico centro storico. Si calcola che 500.000 di civili sia rimasto intrappolato in mezzo alla battaglia, mentre solo 200.000 abitanti sono riusciti a fuggire. Una battaglia che in queste ore, secondo il britannico Guardian, Baghdad avrebbe deciso di interrompere proprio dopo l'ammissione di responsabilità della coalizione sul bombardamento del 17 marzo. Ieri infatti i soccorritori erano ancora al lavoro per estrarre i cadaveri dalle macerie, oltre 140 corpi sinora recuperati.
Adesso passiamo alle notizie della politica. Il Partito Democratico che si avvia verso il congresso e le primarie per scegliere il suo nuovo segretario dopo le dimissioni di Matteo Renzi. Matteo Renzi che è ottimista su una sua rielezione appunto a capo della segreteria. I suoi sfidanti, come è noto, sono Emiliano e Orlando, l'attuale ministro della giustizia, che immagina un partito molto diverso che sia fatto su basi condivise. Gli iscritti del PD stanno votando nei circoli. La prima fase, che si concluderà domenica prossima, del congresso, che avrà il suo epilogo con le primarie aperte anche ai non iscritti il 30 aprile. Matteo Renzi apprezza la buona affluenza e i risultati parziali che lo vedono in testa. È andato a votare il 61%, più del 55% del 2013. Molto bene, scrive su Facebook il segretario dimissionario. I risultati sono positivi per la nostra squadra, siamo nettamente in vantaggio, ma la sfida è ancora lunga e impegnativa. Andrea Orlando, secondo nei risultati parziali del voto dei circoli, torna alla carica. Se il PD non cambia, va a sbattere contro un muro, dice il ministro della giustizia. Serve un partito in cui si parla e si ascolta e che abbia una capacità di dialogo con il paese, che sia interrotta con il referendum. Un partito che non riflette su quel risultato è un partito che rischia di fare esattamente gli stessi errori. Per Orlando occorre l'unità del centro-sinistra, che va ricostruito. Dobbiamo superare il rapporto difficile che abbiamo con gran parte delle forze di questo campo. Avventure di altra natura credo siano più della fantascienza che della politica. Un riferimento chiaro a chi immagina a sinistra un dialogo con i 5 Stelle. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, anche lui in corsa per la segreteria del PD, insiste. Noi stiamo tentando di dare un'alternativa a tutti quelli che hanno vissuto male questi 3 anni dentro il Partito Democratico e che rischiano di strappare la tessera e andare via. Siamo arrivati alle notizie sportive. Parte molto bene il mondiale di Formula 1 per la Ferrari, che in Australia vince con Sebastian Vettel. Sul traguardo precede le 2 Mercedes di Hamilton e Bottas e l'altra Ferrari, quella di Raikkonen. Un successo dunque quello della rossa, che mancava da molto tempo. Il mondiale della Ferrari non poteva iniziare meglio. Dopo 27 gare di vuoto, ultimo successo settembre 2015 a Singapore, la rossa di Sebastian Vettel finalmente ha tagliato per prima il traguardo e a conferma della momentanea affidabilità della Ferrari 2017 è arrivato anche il quarto posto di Kimi Raikkonen. In mezzo alle Mercedes, quella di Hamilton, il grande sconfitto, e di Bottas, che al debutto australiano di certo non si aspettavano questo risultato dopo aver dominato la passata stagione. Se la Ferrari è avanti rispetto alle frecce d'argento è presto per dirlo, anche se per oggi Lewis Hamilton ha ammesso la superiorità del cavallino. Le incognite sulla strada sono ancora tante, perché la casa di Maranello è arrivata a questo mondiale dopo una profonda trasformazione del team, seguendo strategie diverse rispetto alle altre scuderie. Non è stato un gran premio spettacolare. Vettel si è incollato a Hamilton fin dal primo giro, dopo una partenza senza scintille o colpi di scena, salvo un attacco di Verstappen a Raikkonen. Tensione alta ma sorpassi zero. Il momento chiave è arrivato al 17° giro, quando la Mercedes di Hamilton è stata costretta ad anticipare il pit stop per il degrado delle gomme. Al rientro dai box il pilota inglese si è ritrovato quinto dietro a Verstappen, che lo ha ulteriormente rallentato. Vettel quindi ha potuto guadagnare quel margine di vantaggio che 6 giri dopo gli ha permesso di rientrare dal cambio gomme, anche per lui le soft, davanti agli inseguitori, anche se di un nulla, quanto basta per respingere l'aggressivo Verstappen. È lì che si è deciso tutto e lo ha capito subito Toto Wolff, direttore tecnico Mercedes, che ha reagito così, con 2 rabbiosi pugni sul tavolo. Di lì in avanti la fuga del tedesco non ha avuto più ostacoli e il distacco da Hamilton, che non è mai riuscito ad avvicinarsi, è salito fino a 10 secondi. Vettel ha tagliato il traguardo esultando in italiano, quasi una liberazione per una vittoria che mancava da troppo tempo, dedicata a tutto il team, a chi ha duramente lavorato a Maranello. A rendere quasi perfetto il weekend rosso del 12° posto di Antonio Maria Giovinazzi, 23 anni, di Martina Franca, terzo pilota Ferrari prestato alla Sauber nella circostanza. Toto Wolff alla fine ha dovuto fare i complimenti anche a lui. Insomma, dopo gli anni del dominio Mercedes, l'Australia sembra aver cambiato gli equilibri. Le frecce d'argento non sono imbattibili e la corsa al titolo potrebbe diventare un bel testa a testa fino all'ultimo Gran Premio. Un segnale importante, una vittoria di tutti, come ha detto Vettel via radio, appena tagliato il traguardo.
Questa sera comincia anche il mondiale MotoGP del 2017 sulla pista di Losail in Qatar, dove la pioggia non ha consentito il regolare svolgimento delle prove ufficiali, con la pole position assegnata in base ai tempi delle ultime libere. A partire dalla prima posizione sarà così lo spagnolo Vinales davanti a Iannone e Marquez. Vinales e la sua Yamaha sembrano dunque il binomio da battere. Valentino Rossi è rimasto attardato in quarta fila insieme all'ex compagno di squadra, lo spagnolo Lorenzo, alla prima gara con la Ducati. Era davvero la nostra ultima notizia. Io vi invito a rimanere con noi con TG Cronache e Caterina Bizzarri, molte altre informazioni. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro ancora una buona domenica. Arrivederci.